Diego Fusaro vuole tanto bene alla famiglia monogamica patriarcale, a quella di cui parla Friedrich Engels. Questa opera, L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Ma che strano, ma che strano, ma che strano, che Diego Fusaro non la cita mai questa opera di Friedrich Engels, intitolata Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Diego Fusaro, filosofo bello, ha pronunciato un'invettiva ha pronunciato contro i malvagi che non vogliono bene al presepe, perché i malvagi che non vogliono bene al presepe sono coloro che non vogliono bene la famiglia, perché il presepe rappresenta la famiglia. Ah, Diego Fusaro, filosofo bello, tanto bello sei, Diego Fusaro. Ah, che non conosci le opere di Serafino Massoni, in primis, From Matriarchi to Patriarchi, lingua inglese, ma tu la puoi leggere anche in lingua italiana, Diego Fusaro, perché prima di apparire in lingua inglese è apparsa in lingua italiana. Ah, Diego Fusaro, che te la prendi con i malvagi che non vogliono bene al presepe, non vogliono bene, quindi non vogliono bene neanche alla famiglia. Diego Fusaro, e non citi mai questa opera, non citi mai questa opera di Friedrich Engels, che era l'amico di Karl Marx. Karl Marx, e tu gli vuoi tanto bene a Karl Marx, Diego Fusaro, perché hai scritto un bel libro pubblicato da Bompiani, mi pare, intitolato Bentornato Marx, Bentornato Marx. E vabbè, ma Carlo Marx le opere le scriveva assieme a Friedrich Engels, e Friedrich Engels ha scritto pure quest'opera, Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato. Caro, presepe sì, va rispettato. Va rispettato il presepe, va bene, ma non bisogna spezzare troppe lance a favore della famiglia monogamica patriarcale, perché io, Serafino Massoni, absit iniuria verbis, absit iniuria verbis, ho già detto e spiegato in circa 10.000 video, ma soprattutto nelle mie celeberrime opere. In primis qua, la stirpe del serpente, ho già spiegato che la famiglia è la matrice di tutti, absit iniuria verbis, è la matrice di tutti i misfatti. Ma che cose orribili che avvengono nella famiglia monogamica patriarcale, carissimo filosofo bello Diego Fusaro, che cose brutte che succedono, ma che cose brutte che succedono, che cose brutte, che poi le vedremo in grande poi, in ciò che avviene in patriarcato, guerre, distruzioni. Ah, ma leggi Diego Fusaro, leggi le opere di Serafino Massoni. Così ti ravvederai, non bisogna spezzare troppe lance a favore della famiglia monogamica patriarcale, neanche del presepe. Non è vero quello che dici tu, perché l'amico di Karl Marx e Friedrich Engels, e tu gli vuoi tanto bene a Karl Marx, Friedrich Engels, ma anche Karl Marx, non avevano tanta simpatia per la famiglia. E tu lo sai che nella letteratura socialista, tutta la bella letteratura socialista del XVII, XVIII, XIX secolo, si diceva che la mogliettina dentro la famiglia monogamica patriarcale è una puttana con un solo cliente. È una puttana con un solo cliente. E io, Serafino Massoni, ti ho spiegato come avviene la nascita della proprietà privata. Io, Serafino Massoni, Diego Fusaro, ti ho spiegato come nasce la proprietà privata. La proprietà privata segna
La differenza tra il matriarcato e il patriarcato, Diego Fusaro, filosofo bello, ravvediti, Diego Fusaro, convertiti al pensiero di Serafino Massoni, Diego Fusaro, convertiti al pensiero di Serafino Massoni. A te, Diego Fusaro, e a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.